Duro, duro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, una crisi, ed è quella in cui siamo immersi e da cui stiamo tentando di uscire da molti anni, è una crisi profonda, ci costringe sempre, e non dobbiamo dimenticarcelo, e purtroppo, signor Presidente del Consiglio e signori onorevoli colleghi, ce ne dimentichiamo spesso ed è la dimostrazione dei tanti dibattiti in cui ci confrontiamo. Dicevo che una crisi ci costringe a tornare alle questioni fondamentali, perché le questioni fondamentali esigono risposte che, come diceva Hannah Arendt, scaturiscano dall'esame diretto dei problemi che dobbiamo affrontare. Se invece a guidarci sono i preconcetti o i pregiudizi, diceva sempre la Arendt, i nostri tentativi di soluzione aggraveranno la crisi, trasformandola in tragedia. Noi quello che abbiamo tentato di fare in questi anni è stato esattamente questo: affrontare i problemi diretti, affrontarli con serietà ed evitare che questi problemi diretti e che questa crisi potesse trasformarsi in tragedia. C'è una crisi economica e il Presidente del Consiglio oggi lo ha detto, lo ha ripetuto al Senato e alla Camera, dice che si iniziano a vedere i primi segni positivi di uscita da questa crisi economica. È un dato oggettivo, per la prima volta, è vero. Quante volte ci siamo incontrati e confrontati qui in Parlamento nel rapporto con il Consiglio europeo e prima del Consiglio europeo. È la prima volta in cui l'Italia non è sul banco degli imputati. C'è una crisi economica da cui ne stiamo uscendo. Lei ha citato un anno fa il suo discorso, il suo confronto col Parlamento un anno fa. Forse pochi di noi si ricordano, o troppo pochi se lo sono dimenticati, che allora, prima dell'inizio della nostra presidenza di semestre italiano, la vera sfida era sostituire alla parola rigore la parola crescita, perché la parola rigore e la parola crescita non erano soltanto delle parole vuote, ma rappresentavano esattamente lo specchio di una realtà che non poteva più vivere nel rigore e che aveva bisogno, per riportare al centro i cittadini, le famiglie e le imprese di un paese, di tornare a guardare al futuro e tornando a crescere, e che questa doveva essere l'agenda dell'Europa. Oggi, a distanza di un anno, quella parola crescita è diventata il tema di confronto, il tema di un'azione all'interno dell'Europa molto concreta, pensiamo al piano Juncker, ed è diventata anche la sfida su cui il governo, a torto o a ragione, con giudizi positivi o giudizi negativi, si sta confrontando. Noi abbiamo sostenuto, signor Presidente del Consiglio, con coraggio il piano delle riforme. Abbiamo insistito perché venissero superati i conservatorismi di destra e di sinistra, soprattutto di sinistra, me lo lasci dire, che si opponevano a una vera riforma del lavoro. Abbiamo insistito perché si cancellasse quella vergogna della tassa sul lavoro contenuta nell'IRAP, liberando così risorse per la crescita. Amici del centrodestra, quanti anni, quante discussioni, quante battaglie abbiamo fatto perché si eliminasse quella tassa dell'IRAP sul lavoro, che era una vergogna? Perché una volta che c'è un fatto positivo, non ne riconosciamo un fatto positivo e iniziamo, partendo da lì, a sollecitare perché ancora di più la diminuzione della pressione fiscale possa accadere? Questo vuol dire partire da una crisi e non avere un pregiudizio. Partire da una crisi e aver voglia di risolverla, perché al centro della nostra azione, con tutte le nostre diversità, ci stanno le famiglie, le imprese e le persone. Ecco, c'è una crisi economica, ma c'è anche un'emergenza immigrazione seria. Ma agitarla demagogicamente come spauracchio alimenta solo l'insicurezza, l'incertezza, la paura che possono innescare meccanismi di egoismo, di chiusura, di trinceramento, di difesa del proprio particolare, sino a sfociare nell'odio, che è la negazione della nostra natura di italiani ed europei, il contrario della nostra storia e della nostra realtà. Bisogna avere il coraggio di dirlo. Bisogna avere il coraggio di affermare questo, perché il ruolo della politica con la P maiuscola, è guidare, è indicare una strada, è dare una direzione. E come ha detto il Presidente del Consiglio, denunciando la mancanza in Europa, è dare un sogno, una prospettiva, perché è il futuro quello che noi siamo chiamati a costruire, non un giudizio su un passato o il rimpiangere cose che non abbiamo fatto. La sfida che abbiamo è questa. Così il Parlamento e le istituzioni possono tornare ad essere centrali e recuperare la fiducia dei cittadini. Allora, i fatti
sono la dura e testarda realtà dei solo la dura e testarda realtà dei fatti contro la realtà percepita è la strada indicata, anche nell'affrontare l'emergenza immigrazione, avendo il coraggio di dire i fatti, non di sottovalutarli, ma di dire i fatti. Ieri il ministro dell'Interno Alfano, nella sua audizione al Senato, oggi la ripresa del Presidente del Consiglio, ha parlato di fatti, drammatici certo, ma di fatti. 59.606 migranti nel corso di 428 eventi di sbarco. In tutto lo scorso anno sono stati 170.000 in un paese di 60 milioni di abitanti. In Turchia, infatti, in 3 anni sono arrivati 2 milioni di profughi. In Libano, un paese di 4 milioni di abitanti, si sono rifugiati 2 milioni di siriani, che non sono immigrati clandestini, sono persone, popoli che scappano perché possono essere uccisi, perché hanno paura dei propri figli, perché vogliono avere una speranza verso il futuro. Allora guardiamo la realtà in faccia e chiamiamo le cose con il loro nome. C'è un'emergenza umanitaria in cui dobbiamo rispondere per quello che è e per cui dobbiamo rispondere per quello che è. Uomini e donne da salvare in mare, intere famiglie in fuga da situazioni di guerra e di persecuzione. Non si discute, è un imperativo morale che se non assolto metterebbe in serio dubbio la nostra umanità, il nostro senso di accoglienza, l'impeto di solidarietà che ha costruito questo Paese e che ha costruito l'Europa stessa dopo la tragedia delle guerre. Dire che c'è un'emergenza umanitaria non vuol dire non negare che esiste un problema diverso dall'emergenza umanitaria, diverso dal tema che stiamo affrontando, che è quello, dopo il dramma del lavoro, dopo la questione e la sfida della crescita, della sicurezza del nostro Paese. E la sicurezza del nostro Paese deve essere affrontata seriamente, sia che chi mette in gioco la sicurezza delle nostre famiglie e dei nostri cittadini sia un italiano, o sia un immigrato clandestino, o sia un romeno. Perché non si può violare il diritto alla sicurezza dei cittadini, non si può violare il diritto alla sicurezza delle famiglie. Ora lei domani, signor Presidente del Consiglio, sarà al Consiglio europeo. L'Europa su questo punto, mi perdoni, ma lo ha detto anche lei in maniera molto velata, è stata abbastanza deludente. Sembra non voler capire che il suo atteggiamento nei confronti dell'emergenza umanitaria che il nostro Paese deve affrontare può solo generare esasperazione e antieuropeismo di bassa lega. Soprattutto sembra non capire che di fronte a questa sfida, come sempre nella storia, si gioca la sua identità e il suo ruolo sulla scena internazionale. L'Europa è nata intorno a poche grandi parole, come persona, lavoro, progresso, libertà, sicurezza e diritto. L'unità europea ha risposto attraverso la concretezza dell'economia e dell'aiuto allo sviluppo, al bisogno di sicurezza dei popoli europei dopo la tragedia di 2 guerre mondiali. Oggi sembra aver dimenticato questa strada. A meno che oggi, come nel 1915 e nel 1940, pensiamo che la soluzione dei problemi dell'immigrazione sia la guerra. L'Europa oggi necessita di una nuova consapevolezza di sé. Le ragioni del passato non bastano. Le ragioni di un'unione, se non si rinnovano, non lasciano le cose come sono, ma le fanno regredire. L'Europa deve decidere che cosa vuole fare da grande. Non possiamo stare insieme solo per lo spread e deciderlo di stare insieme dobbiamo farlo. Questo che ci muove, certamente, ha detto il Presidente del Consiglio, potremmo fare da soli, ma sappiamo che farlo da soli nell'affrontare questa emergenza è una debolezza, non innanzitutto per l'Italia, ma è una debolezza per quel progetto d'Europa in cui noi abbiamo creduto. Signor Presidente del Consiglio, so che le piace Chesterton. E credo che qualcuno in Europa possa anche conoscerlo, dei suoi colleghi, dove andrà domani alla riunione del Consiglio europeo. Ebbene, questo geniale scrittore inglese del secolo scorso diceva una cosa che deve fare molto riflettere noi, ma fare molto riflettere Bruxelles. Nessuna catena è più forte del suo anello più debole. Nessuna catena è più forte del suo anello più debole. L'Italia, di fronte all'arrivo di migliaia di profughi sulle nostre coste, che, ripeto, sono coste europee, rischia di essere questo anello più debole. La Grecia, rispetto a quel tema, rischia di essere quell'anello debole. Se si spezza, se sull'immigrazione si rischia di spezzarsi, se sul tema della Grecia si rischia di spezzarsi,
si rompe tutta la catena. Si rischia di mandare in frantumi l'idea stessa d'Europa, con la soddisfazione, concludo, magari di alcuni che irresponsabilmente lanciano parole d'ordine, di cui non considerano le conseguenze, ma con danni per tutti i cittadini, imprese, famiglie e per l'Europa stessa. Lei domani va a Bruxelles con un mandato chiaro da parte di uno dei paesi fondatori dell'Europa. Certo, rivendichiamo la capacità di fare da soli. Collega, dovrebbe concludere. Ho concluso. Ma un'Europa che non si concepisce insieme di fronte alle grandi sfide della storia non è l'Europa per la quale ci siamo battuti e per la quale, nonostante il suo trasformarsi da opportunità politica in controllore burocratico, riteniamo valga la pena ancora battersi. Questo è il mandato che il Parlamento le affida, nonostante le differenze, nonostante le tante sensibilità. Ed è la ragione per cui il gruppo di Area Popolare, convintamente voterà sì alla risoluzione. La ringrazio. Adesso...